Guide, molto e ci parlerà dell'evoluzione di tecnici in campo di lavorare e gestione delle macchine di domandicini, un altro importantissimo argomento collocabile al rischio di lavoro. Grazie dell'invito. In sostanza appunto io parlerò delle esposizioni ai prodotti fitosanitari. Evidentemente un rischio per gli operatori, quindi per chi effettua il trattamento, ma anche per le popolazioni residenti e nonché per quelli cosiddetti astanti che possono colarsi nei paraggi durante appunto l'effettuazione del trattamento. La focalizzazione della presentazione è sugli aspetti della macchina, cioè quindi su cosa, come si può ridurre il rischio agendo sostanzialmente sulla macchina stessa, sugli accessori, ma anche sulla gestione, quindi sulle scelte fatte a livello proprio di impiego della macchina e ovviamente su sistemi diciamo, di gestione del rischio che sono previsti proprio dalla legislazione vigente. Comincio come sempre si fa con dei dati, giusto per inquadrare un po' in generale la problematica. Riporto, vedete in alto a destra, le vendite di prodotti fitosanitari in Europa, ma solo per la parte diciamo di vendita da grandi gruppi multinazionali che confrontano le diverse nazioni. L'Italia è una delle prime, probabilmente se consideriamo tutte le vendite di prodotti fitosanitari, l'Italia è quella dove si impiegano prodotti, comunque già questa statistica si parla di circa 50.000 tonnellate l'anno vendute, impiegate, che si ripartiscono poi in maniera diversa sul territorio nazionale. Quello in basso a destra è la quantità di prodotti per ettaro di SAU, considerando il solo principio attivo, cioè alcune regioni del nord-est, il Veneto, la provincia di Trento, che impiegano mediamente anche più di 8 kg a ettaro anno di principio attivo. E l'altro poi dato interessante, secondo me, perlomeno per il lavoro che ci interessa a noi, è il numero delle macchine presenti in Italia rispetto agli altri paesi europei, è nettamente superiore anche rispetto agli altri paesi agricoli dell'Unione Europea, si stima intorno ai 600.000 macchine, purtroppo non disponiamo di un dato diciamo mensuale reale, e questo fa sì che di nuovo insomma più che forse in altri paesi nel nostro in Italia la macchina ha un'importanza particolare. E cosa succede durante un trattamento? Si parla di un inquinamento diffuso, che è quello che si realizza proprio nel momento del trattamento, dove ci sono delle perdite. E se lo guardiamo diciamo con occhi distaccati, se non ci intendiamo, non conosciamo bene questo argomento, vediamo che il trattamento in effetti è un'operazione piuttosto inefficiente. In particolare, se guardiamo in alto a destra quelle che sono le perdite stimate durante un trattamento a futuro arboreo, vediamo che circa il 50% del prodotto praticamente va fuori del sale, così toccato. Una parte rimane diciamo per terra e un'altra parte si perde per deriva, cioè attraverso le correnti atmosferiche si perde diciamo nelle zone adiacenti al campo coltivato per centinaia di migliaia di anni e sotto forma di piccole goccioline. Poi c'è quello che è il cosiddetto inquinamento puntuale, cioè si realizza sempre nello stesso posto, che riguarda in particolare le fasi di preparazione della miscela e di lavaggio della macchina, che io ho anche segnato con un asterisco rosso, perché sono le fasi dove c'è maggiore potenziale rischio di esposizione per l'operatore. In particolare, probabilmente lo sapete, la fase più pericolosa per l'operatore direttamente è la fase di preparazione della miscela, specialmente se condotta, diciamo, come nella foto, con un metodo, diciamo, tradizionale. Quindi abbiamo da una parte un inquinamento che interessa appunto l'inquinamento ambientale, dove abbiamo una relativa inefficienza con il 50% delle perdite, diciamolo così, in maniera più generale, per esempio durante il trattamento delle colture arboree, e appunto quelle fasi da attenzionare per così dire di più, come per esempio quella della preparazione della miscela, che è certamente la più rischiosa. Questo poi, per il particolare problema della deriva,
particolare le perdite fuori dal campo coltivato, negli ultimi anni è diventato anche un argomento molto diciamo sensibile, sentito dalla popolazione per vari aspetti, in particolare per delle foto in quelle situazioni che rimangono molto frequenti di convivenza tra agricoltura e altre attività, quindi sia abitazioni, sia per esempio edifici pubblici, scuole, eccetera, ma ad esempio anche attrezzature turistiche, cioè diciamo alberghi o infrastrutture turistiche, e quindi diciamo c'è un po' il conflitto tra attività produttive di diverso tipo. A questo i sindaci dei comuni rispondono, essendo loro poi gli ultimi responsabili della salute pubblica, rispondono con delle ordinanze che spesso hanno comportato, diciamo, hanno limitato fortemente l'impiego dei prodotti fitosanitari in alcune zone, con diciamo, dall'altra parte problemi per gli agricoltori stessi che dovevano adeguarsi alle norme nuove. E questo argomento, così definiamo lo scottante, è effettivamente sentito, e nell'adeguamento del PAN, vi do meglio adesso che cos'è, che è la versione nazionale per sostenibile i prodotti fitosanitari, e che sta per essere rinnovato dopo 5 anni dalla sua comunicazione iniziale. E ecco, questo è un argomento, quello delle misure di mitigazione relativa, che viene di nuovo sviluppato e ampliato nel nuovo PAN che uscirà l'anno prossimo. Un altro aspetto, questo meno conosciuto, lo sottolineo perché noi ci abbiamo lavorato in istituto parecchio, è quello della contaminazione potenziale da polveri che derivano dalle sementi bruciate, cioè sono sementi plantate, la goccia è un ottimo sistema di protezione del seme, della pianta e quindi in momenti di sviluppo, e questa goccia appunto comporta il fatto che ci sia un prodotto sulla superficie del seme che può essere abraso nelle varie fasi di lavorazione e che quindi può disperdersi. Per quanto riguarda l'operatore, ovviamente la fase più pericolosa è l'impiegamento del tramoggio, ma anche durante la semina e all'inizio nell'apertura dei sacchi. Ecco, qua in questo caso la contaminazione avviene principalmente per inalazione. Quindi, quali sono le strategie di riduzione del rischio? Partendo dall'assunto iniziale, che noi abbiamo tre, diciamo, dobbiamo allineare tre obiettivi fondamentali: ridurre il rischio per l'operatore, e ridurre il rischio per l'ambiente e contenere i costi, cioè farlo in modo sostenibile dal punto di vista economico. Quindi ho diviso in sistemi, tra virgolette, ingegneristici e sistemi di gestione. Tra quelli ingegneristici sono soluzioni di macchine, componenti, accessori che rispondono a tre principi fondamentali, cioè quello di proteggere indirettamente tramite l'aumento dell'efficienza della macchina, quindi tramite la diminuzione del corpo del sacco, proteggere allontanando l'operatore dalla macchina, oppure eliminare per quanto possibile il contatto durante in particolare il contatto con i prodotti fitosanitari, in particolare durante la fase di preparazione. E poi dall'altra parte i sistemi di gestione, che comprendono anche quella che si chiama verifica funzionale o controllo meccanico funzionale, chiamatelo come volete, che è un obbligo di legge, e la macchina deve essere sottoposta praticamente a dei controlli di cui infine vi parlerò. Allora, diciamo che il primo, appunto, facendo vedere un po' quelle macchine un po' innovative, che il primo tra questi sistema è quello di proteggere indirettamente dalla riduzione del fuori bersaglio, possiamo avere, come vedete a sinistra, delle macchine che sono sensorizzate, hanno un sistema di distribuzione che è diciamo che risponde alle informazioni che derivano da alcuni sensori ultrasonici che indicano dove e quanto trattare, diciamo, in funzione della presenza e della densità della chioma, oppure macchine che hanno, come quella a destra, dei pannelli che recuperano il prodotto e chiaramente diminuiscono di molto, anzi abbattono moltissimo la deriva. Oppure appunto macchine automatiche, fino a macchine robotizzate, che diciamo qual è il principio? Quello di allontanare l'operatore della macchina. Queste sono per esempio molto utili in selva, cioè per esempio questa, che no.
Ecco, c'è questa qui per esempio che viene usata in Serra, in Olanda, che è un robot che fa il trattamento in maniera quasi del tutto autonoma. Questa invece è molto più semplice, qui c'è l'operatore che la segue camminando, ma lui può allontanarsi e azionare la macchina tramite un telecomando. E questo invece è un piccolo robot all'aperto, ma in realtà è stato fatto per essere di Catania per il trattamento in Serra. Questo è un robot su cui stiamo anche lavorando con un progetto di SR del Veneto per la vite, e questa è una cosa un po' più futurista perché è completamente autonomo, sia dal punto di vista dell'alimentazione, che abbiamo delle certe strade, sia dal punto di vista della guida, che vedremo il GPS, e diciamo si effettua di servo con dosi ridotte e con diciamo spruzzate di effettivamente solo dove c'è la pianta infestante. Infine una terza appunto un terzo sistema che è quello di eliminare il contatto con il prodotto, quindi la cabina chiusa che è normale diciamo per i fattori che operano in pieno campo ma anche per quelli che operano in diciamo in strutture per le culture arboree possiamo avere un trattore con la cabina chiusa, i serbatoi di remescelazione che consentono di preparare il prodotto senza venire direttamente in contatto con il prodotto e che possono essere o montati direttamente sulla macchina oppure in questo caso in un'area attrezzata al posto, oppure quest'altro sistema che è molto interessante che consente di distribuire la dose in funzione della velocità di avanzamento variando nella concentrazione, ma a parte questo utilizza dei prodotti concentrati che vengono diluiti solo nel momento del trattamento, per cui noi nel serbatoio principale abbiamo solo acqua pulita. E di pari passo, parlando di seminatrici, noi abbiamo realizzato dei prototipi come questo che per esempio abbatte quasi del tutto l'emissione di polveri derivanti dalla lavorazione dei semi conciati durante la semina attraverso un sistema di ricircolo di filtrazione, oppure dei sistemi, pure questi implementati, che impediscono appunto il contatto dell'operatore durante la semina, durante l'implemento della tronoggia con il semi conciato. E qual è appunto il punto a questo momento legislativo? Nel 2009 è uscita la direttiva 128 sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, che ha colmato un gap nella legislazione che riguarda i pesticidi, cioè ha colmato quel gap che a noi diciamo meccanici ci interessa di più, che è quello dell'impiego della macchina della distribuzione, cioè della fase dell'applicazione. E anche la direttiva 127, che magari di cui non vi parlo, riguarda le macchine, e con l'emissione di questa direttiva di conseguenza con il recepimento che è avvenuto in Italia nel 2012 con il decreto legislativo 150 e con il PAN, il cambio di azione nazionale del febbraio 2014, che ci dice praticamente poi quello che va fatto per regolare, per affrontare questa fase che è l'applicazione dei prodotti. E abbiamo appunto colmato il quadro legislativo e abbiamo un po' di strumenti per operare su questo importante aspetto. E in particolare per quanto riguarda le attrezzature per la distribuzione dei prodotti sono tre fondamentalmente gli aspetti che sono regolati. Cioè è stato introdotto il controllo meccanico funzionale obbligatorio, tutte le macchine sarebbero dovute essere state controllate entro la fine del 2016. Il controllo meccanico funzionale è una metodologia che sostanzialmente rimette a posto la macchina dal punto di vista meccanico, la rimette in efficienza, diciamo così. A questa si associa la regolazione. La regolazione invece è l'adattamento della macchina allo specifico trattamento che deve fare. Infine tutto questo diciamo, funziona, si allinea se l'operatore ovviamente è opportunamente formato. Questi due aspetti sono tutti e tre previsti dettagliatamente nel PAN. La metodologia di controllo è composta, cioè ovviamente è una successione di controlli principalmente visuali, ci sono alcuni controlli strumentali per alcune attrezzature montate sulla macchina, e a questo punto l'Italia dispone di una rete di centri autorizzati, cioè centri che sono autorizzati alle regioni che possono fare questo controllo in funzionale e di tecnici abilitati al controllo, abbastanza diciamo articolata, ma come accennavo prima,
al di là delle differenze tra regioni e regioni, non abbiamo ancora controllato molte macchine. Siamo, diciamo, sotto la media europea, che non è poi così eccezionale, perché si stima che più o meno sono state controllate il 50% delle macchine, nonostante l'obbligo, come vi dicevo, fosse il 2016, in Italia siamo al di sotto di questa percentuale. Durante il controllo del piano funzionale, dei controlli che si fanno, quindi che fa questo tecnico specializzato sulla macchina nell'officina autorizzata, riguardano direttamente, o insomma perlomeno toccano la sicurezza. Vi cito per esempio il fatto che viene controllata l'usura della tubazione per gli accordi. È chiaro che quelli sono tubature a pressione, la rottura improvvisa di uno dei due tubi è veramente molto rischiosa, molto pericolosa per l'operatore. Infine, l'ultimo tassello di quei tre che vi dicevo prima, che è, anzi l'ultimo era la formazione, sono il secondo, è la regolazione. La regolazione tende principalmente a diminuire proprio quei rischi di off target, di perdita del deriva. Nella foto vedete il, praticamente la prova al manco verticale, che consente di definire il diagramma distributivo della macchina in altezza, quindi per le culture arboree. È chiaro che il primo adattamento che si fa in funzione del tipo di pianta che andiamo a trattare è quello di dirigere il getto lì dove è necessario dirigerlo, cioè sulla chioma dell'albero, quindi non per terra e non in acqua. Una diapositiva, un slide finale per fare un po' un riassunto, quello che ho chiamato la filiera del controllo, diciamo, della messa in efficienza della macchina, che parte dalla scelta della macchina nuova, poi da una serie di azioni che fa il proprietario della macchina in azienda, fino a quelle che vengono invece effettuate questo centro di controllo e che quindi richiedono appunto alcuni tecnici specializzati e delle attrezzature particolari. Ho cerchiato poi in rosso il fatto che questa scaletta va proprio ormai completandosi in alcune parti in maniera, diciamo, normale, quindi il PAN spesso prevede che quelle azioni vengano compiute in quei posti. La propongo spesso questa diapositiva perché sostanzialmente è una delle prime che ho messo a punto per le presentazioni da quando ho cominciato a lavorare su questo argomento e ho visto però che piano piano, insomma, con il tempo questi vari tasselli hanno avuto poi la loro collocazione anche legislativa e anche, diciamo, di attuazione. Infine, l'ultima diapositiva è per comunicare, insomma, se sarà questo convegno che si terrà a settembre dell'anno prossimo a Ragusa. È un convegno che tutti i colleghi, ovviamente di Catania, conoscono benissimo perché partecipano all'organizzazione insieme all'Università di Catania. E vi invito a seguire gli sviluppi, diciamo, sul sito che vedete, che riguarda ovviamente gli aspetti di salute e sicurezza e welfare in agricoltura. E quindi con questo vi ringrazio per l'attenzione. Ed è un aspetto
che non mi sembrava così complesso e su cui durante i corsi è stato lasciato un messaggio molto chiaro, molto netto. O lì o lì, non c'era tanto da discutere. E quindi ho un po' cambiato se vale questa veramente. Sì, grazie per aver dato l'opportunità di chiarire questi aspetti. Tra quanto io sa. Sì, scusa, ma è scusa, grazie. Ho l'impressione che il gruppo ASL abbia fatto un po' di consultazione interna. Ho l'impressione. Nonostante le raccomandazioni del direttore che evidentemente non sono molto seguite. Su questo la stessa mia impressione. Per quanto riguarda in effetti il tipo di presa, pinch, mucino, no, grip, diciamo la norma, anzi la checklist è abbastanza chiara, quindi o è grip o è altro, e quindi va penalizzata. In questo caso mi sembrava, diciamo, evidente che non fosse una presa di grip perché non c'è un'impugnatura, non si tratta di prendere un bisturi, quindi estremamente evidente. Pure abbiamo avuto quelle risposte, io non saprei come rispondere, quelle sono risposte. Esatto, quindi non è un messaggio che non è stato ben recepito e poi ha portato poi a grosse incidenze sulla variazione del punteggio. La domanda sull'università, noi quella stessa nozione la valutammo anni fa, c'è anche un articolo pubblicato in una rivista internazionale, però non con una checklist ma con un metodografico, diciamo. Quindi non abbiamo ripetuto la valutazione checklist perché il nostro obiettivo non era quello di valutare la postazione, visto che quella postazione in questo caso è il metodo stesso, per cui abbiamo ritenuto opportuno in questa fase di non intervenire, diciamo, tenerci fuori. E fra l'altro anticipo che tutti gli altri partecipanti ai corsi non sono stati per il momento collaborativi, ma magari verranno richiamati a collaborare per poter poi ampliare, no, il campione, quindi pensare a pubblicare questi dati in una rivista di settore.